Buongiorno a tutti, bentrovati in Inside. Quest'oggi, come state vedendo dal titolo e forse avete aperto il video, vogliamo uscire dalla nostra zona di comfort e fare una cosa che non abbiamo mai fatto in questi anni. Fare una top e una flop dei giochi che abbiamo giocato quest'anno, o almeno io ho giocato quest'anno, e anche perché abbiamo avuto dei disguidi nostri personali, quindi non abbiamo avuto tempo di seguire il canale come meritava. Quindi, per parlare un po' di giochi che abbiamo giocato, abbiamo pensato di fare questa cosa, che può piacere e può anche far incazzare, soprattutto là fuori, che saranno subito pronti con i forconi vedendo certi giochi che abbiamo criticato aspramente. Inizierei quest'oggi con questo video dalle flop. Ora, sono pareri personali e sono già sicuro che ci sono giochi che là fuori sono esannati, acclamati. Alcuni pensano di vincere un GOTY. Non sto mettendo le mani avanti, è che io sono molto pignolo su quello che compro. E la mia pignoleria colpisce anche quelli grandi, quelli che non ti aspetti. Quindi iniziamo con 5 delle mie flop. Allora, al quinto posto delle mie flop di quest'anno, incredibile, ma vero, è Final Fantasy XVI. Oh, fermi. Voi già mi state prendendo per i forconi. C'è un motivo se io odio e quello è un flop. Primo, non è un Final Fantasy, non perché Final Fantasy non può cambiare genere, ok? Final Fantasy è nato per cambiare sempre genere, almeno il gioco principale, per stravolgere i canoni, ok? Stravolgere i canoni, falli bene questi canoni stravolti, no. E non è né carne né pesce, e ve lo spiego. Prima di tutto, il gameplay può essere divertente, tra virgolette, ma diventa scialbo e monotono dopo che si arriva a un certo punto della storia. Non voglio fare spoiler. Per me è il primo sasso, cioè il primo scoglio che trovi davanti. Ok. Prendiamo il gameplay nel complesso. Nel complesso dovrebbero esserci gli status. In un Final Fantasy è stato il primo a inserire uno dei primi giochi, anche se era Kirby, a inserire gli status, che sono importantissimi, perché variano quello che stai facendo. Devi stare attento, mettono un po' di tattica. E là fuori, voi che siete con Forcore, mi state dicendo: "Ah, no, è un gioco action!" È qui che ti sbagli. Qui, dicendo che un gioco action non può avere gli status. E ce li hanno tutti. Ormai ce li hanno tutti. Ed è veramente riprovevole per me che un Final Fantasy, soprattutto, non ha gli status. E vi faccio gli esempi. Prendiamo God of War. God of War ha gli status. Non tanti, ma ci sono, dove puoi fare delle cose. Prendiamo un altro esempio. I Souls sono action, che voi li chiamate Souls, sono action. E gli action, come Elden Ring e Pinocchio, hanno gli status. Quindi metti veleno, metti fuoco, metti il fuoco funziona meglio sul legno e così via. Ok? Ce l'hanno gli Souls, ce l'hanno God of War, c'è l'Assassin's Creed, quella merda di Assassin's Creed Valhalla e Odyssey e Origin, ce li hanno loro. Perché Final Fantasy, mi chiedo io, di nuovo nel 2023, non abbia gli status? È un'orribile cosa. Poi, mettiamo che quindi non ci sono gli status. Ok, arrivato a un certo punto avete creato la vostra build di attacchi, dove, nonostante fate tre attacchi, avete shottato tutto.
anche, non dico i boss perché i boss hanno vite improponibili, ma comunque funzionano bene a rotazione. Perché fatta la rotazione non tornate più indietro. Ok. Ok, quindi avete sta rotazione e non fate delle combo stupende a detta vostra, no? Voi che avete sempre quel forcone alzato. Anche in questo caso, che ve ne fate? Nel senso, belle le coreografie, ma sono utili? Vi danno qualcosa? Vi danno punteggio? No, non vi danno niente di più di quello che fa una rotazione normale. A questi problemi di gameplay si aggiungono problemi per me insormontabili nella narrativa, perché quelli sono semidei e sottostanno all'inizio della storia già a dei portali. Alcuni hanno dei poteri, va bene, ma c'è stato uno che si faceva grosso con Clive. Non, cioè, io non so come lui non abbia tirato fuori il suo potere e l'abbia schiacciato come se fosse un moscerino, però sono dettagli. Per me quello è un problema. E Final Fantasy ha avuto sempre trame con problemi narrativi, ma questo per me è insormontabile. Le musiche accompagnano, ma non sono epiche, perché i vecchi Final Fantasy non avevano doppiaggio, quindi dovevano trovare delle musiche che accompagnavano, quindi diventavano iconiche. Qui di iconico sono due o tre buttate, il resto è buon accompagnamento, niente di più. Quindi cosa salvo del gioco? Cosa posso salvare? Il sistema RPG, che anche quello è così scarno che un bambino senza mani riesce a farlo. Cioè, nel senso, riesce a sistemarsi una build. Parliamo anche delle icon che sono Quick Time Event. Cioè, Oppure dell'ultima Io lo so che avete già droppato il video, però io le dico le cose come stanno. Altro problema per me è stato di questo Final Fantasy XVI. Sti anelli. Per l'amor del cielo, uno li può scegliere se mettere o no. Però io, se ho scelto di giocare senza anelli, non vorrei vederli nell'inventario. Perché me li hai messi? E dire: guarda, stronzo, se mai hai problemi, ci siamo noi. Cioè, mi prende per il culo. E niente, io dove, tu, questo è stato uno dei capitoli per me peggiori di tutta la saga. E mi ha fatto rivalutare il 15, che io ho odiato perché mi hanno venduto un alfa, mi avevano venduto un gioco che non era un gioco. E ho speso tanto in DLC e non ho avuto comunque Final Fantasy 15. Però ho rivalutato il 15. Le battaglie, le secondarie avevano un senso qua. No! Il world building del 15 funziona. Qui no! E non mi dite che il world building è solo la lore. No, è proprio il sistema. Gameplay, storia. Tutto si connette e fa un world building, ok? E qui non funziona un cazzo. Quindi per me è un flop. È il quinto posto. L'ho messo al quinto, perché se avessi fatto una lista, non so se sarebbe rimasto quinto, Ci sono giochi che anche indie che ho giocato che se la combattono col 16 per i miei gusti. E ragazzi belli, arriviamo a dire qual è il quarto posto, se non il magnifico Daylight 2. Sì, perché non merita il podio della merda, ma nemmeno è tanto male. Il gameplay è alquanto divertente, ma diventa ripetitivo. E non è questo il problema maggiore, è che non mi ha fatto divertire per tutta la storia. La storia era accattivante, noi che siamo questo tizio che ha dei problemi. Io l'avrei buttata molto più su quel fatto, ma non porta nulla di che. È solo un pretesto a essere allergici alla luce. Peccato, occasione sprecata narrativamente e anche col gameplay sprecato. E il gameplay è quello che ha risentito di più, secondo me, perché Daylight
senza le armi da fuoco, per me è una merda totale. È stato punito soprattutto perché non ho le armi da fuoco in un mondo di zombie. E non pretendevo di avere le armi e le munizioni che aveva Daylight 1, cioè che erano quasi le trovi al mercato. No. Forse perché sono troppo legato a Dead Island, da dove è, alla fine Daylight è una branca. Cioè, è stato preso a più mani, perché i creatori erano quelli. Però la differenza era che in Daylight 1 avevano esagerato con le munizioni. Quindi mi aspettavo nel 2. Usiamo le armi un po' alla Dead Island con meno munizioni. Non le mettono proprio perché pensano, ok, così non facciamo la vaccata che abbiamo fatto prima. Ok. E poi, bello, divertente quando fai i mini. Ma diventa. Cioè, ma no, mi sono annoiato. Dopo che ho visto che c'era solo sto melee e non c'era l'opportunità di avere armi come le voglio io, è diventato ok, meno. Oh, posso fare quest'arma. Oh, mi si sta rompendo. Oh, povero me. Niente, non c'è stato verso che abbiamo avuto il gameplay. Bello la verticalità, per l'amor del cielo. Ma quello è il primo, cioè il gameplay mi ha annoiato. Il secondo, la storia banalotta, non pretendevo chissà cosa, nemmeno pretendevo un capolavoro di Scorsese, ma comunque volevo una storia che mi fosse accattivante. È accattivante in certi punti, ma quei punti sono sfruttati di merda. Quello, poi le musiche incalzanti, buone parti delle cose, ma e poi niente. L'IA c'è, ma stiamo parlando sempre di corpo a corpo. Che IA vuoi dare a uno che ti viene con una mazzaferrata? Parliamo delle boss fight. Peggio, perché hanno più vita. E resistono anche a delle granate, certi boss che sono uomini, ma non sono mutanti. E per cosa? Poi, per l'amor del cielo, ci sono dei luoghi dove tu entri del light, conscio che hai solo roba da melee, e ti cacchi sotto perché dici, oh cazzo, qua dentro ci sarà lo schifo. Oh cazzo, sono senza vita. Oh cazzo, devo arrampicarmi là sopra e ci sono tutti questi dietro. Cioè, belli quei momenti, ma non sono così variegati e così tanti da tenerti sulle spine e farti dire, vivere di adrenalina. E per l'amore del cielo, non è un gioco alla Resident Evil che l'adrenalina deve avere ogni passo spinto, ma contando che il gameplay è quello che è, la storia è quella che è, almeno dammi emozioni, no? Quindi per me non, cioè, non è il peggiore, ma non è nemmeno il migliore. Quindi per me il quarto posto se lo merita. Quasi 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 se la giocava con il prossimo titolo che vi sto a dire, però ha delle cose fatte bene. Ha una mappa grande, divertente anche da esplorare, però ripeto, la maggior parte dei problemi per me sono dovuti al gameplay di Daylight. Per me, quindi, quarto posto, meritatissimo. Al terzo posto, forse qua i forconi si abbassano. Saints Row per me è stato un flop perché avevo tante aspettative. Conoscendo il marchio d'origine, il mio problema di Saints Row non è la grafica, perché a me la grafica importa tanto e non quanto, ma il sistema di gameplay è lì che mi ha pugnalato al cuore Saints Row e mi ha deluso, ma non perché certe cose bambinesche non le potevo mettere, peggio,
Non ci sono molte cose bambinesche. Io mi sono innamorato della saga dal Silent Hill, soprattutto il 2, ma il 3 è stato l'apoteosi delle stronzate che puoi fare. Era un gioco che Silent Hill ti permette di essere un personaggio che fa la storia, ma anche un cheater nella storia. È proprio nato per essere il GTA com'era all'epoca del London, GTA 2, dove trovi una stronzata e fai una follia e vieni ricompensato per fare la follia. Questo è proprio per dirlo in poche parole, è un prodotto senza anima. E per farvi capire che per me non è con quell'anima di goliardia che aveva, vi dico le cose che mi hanno fatto innamorare direttamente. Una volta potevamo andare a fare surf sulle macchine. È inutile, sì, ma noi potevamo metterci sul tettuccio e fare surf. Anche nudi. E quando eravamo nudi, sia sulla macchina che a terra, la gente si scandalizzava tanto, che arrivava la polizia. Qua lo fai. C'è qualcuno che se ne accorge, qualcuno no, è meno. Cioè, hanno meno intelligenza su questo fatto. Come anche prendere, ecco, le armi. Le armi erano divertenti perché c'era una marea nella ruota delle armi ed erano anche goliardiche. Chi mai metterebbe in un gioco un dildo di gomma lungo forse 2 metri per picchiare la gente? Io passavo il tempo, vi giuro, passavo il tempo a prendere sto dildo e picchiavo la gente a caso fino a quando arrivava la guerra. Per me era pazzesco, ma anche il combattimento era non devo avere la supercarica per fare le mosse fighe, no, picchiavo, andavo in combo, se arrivavo a un certo punto faceva anche l'uccisione o la cosa, se li prendevi di spalle o non erano attenti, facevi suplex e altre minchiate che erano divertenti. Non ci sono scenette come prendere una granata, infilargliela in bocca e dire ciao, è stato bello e farle esplodere. Cioè, era molto cazzaro e cazzaro era a livelli altissimi. Sì, c'è la personalizzazione, tutto quanto, ma è molto scarno il gameplay. È molto legnoso quel gameplay. Ed è stato come un flop che potevo metterlo più giù forse di Final Fantasy XVI, ma io era molto appassionato. Final Fantasy XVI è stato punito molto dal mio senso di critica, proprio perché ci tengo di più. Saints Row è stato punito pure, ma sono stato anche buono perché delle idee funzionavano e mi ha comunque, nonostante i difetti, divertito. Non vado a inficiare di più perché comunque vi ho detto i miei problemi più grossi. E per me, come avete già notato da Saints Row a Final Fantasy XVI, già c'è meno critica. Quindi andiamo più in alto adesso. Al secondo posto, ragazzi. E qui so che mi cercherete la casa perché c'è un fanatismo assurdo su sto gioco. Però io vi dico la mia. Al secondo posto, ripeto, Starfield. Fermi. Facciamo delle premesse e poi vi dico i miei problemi in questo gioco. Perché io l'ho giocato. Ok? Premessa. Non pensate che sia somaro o nintendaro solo perché forse sul canale vedete solo certe cose. Registro solo quello che ho voglia di registrare. E molte volte viene dalla mia console ammiraglia perché per me la miraglia rimane la Sony perché ha più titoli che mi interessano, non perché mi piace solo la PlayStation. Ho Xbox da quando nacque, quindi ho anche quella da lontano Halo che mi ha attirato a sé, però negli anni poi
Poi ya sapete tutti la storia di Xbox che negli anni Starfield è uscito per console Xbox. Ho detto ok, finalmente la uso questa nuova console. No. Quindi comunque la premessa è non sono sonaro, non sono nintendaro. Sul canale vedete certe cose perché prediligo certi giochi e evito certi copyright. Ok? Amici, su questa cosa? Ok. Partiamo dai problemi che per me di Starfield. Starfield è nato vecchio. Sì. Già questo avrebbe chiuso tutto. È nato vecchio. Perché tutti i problemi insiti in Starfield nascono dall'essere vecchio nel 2023. Fuori tempo massimo. Va bene, ci stanno andando anni, ma oggi non posso far passare certe cose che io potevo far passare all'epoca del 2011. Cioè, non posso. Cioè, far passare certe cose è un brutto messaggio verso l'industria, secondo me. E elogiare un titolo con tante mancanze è sempre un brutto messaggio, secondo i miei canoni, all'industria. Quindi è uno dei maggiori flop e viene punito, giustamente, per i miei gusti, al secondo posto, cioè non è nemmeno il primo. Pensate, cioè, se voi pensate che il meno peggio è verso l'alto, no, la mia classifica funziona dal meno peggio verso l'alto, ok? Quindi se andiamo a paragoni, Final Fantasy XVI è stato enormemente salvato dalle mie aspettative e dal mio criticarlo. Starfield non posso esimermi, e sono un fan Bethesda. E giocavo Oblivion, ho giocato Skyrim, Elder Scrolls 2, il primo Elder Scrolls, ho giocato poi i Fallout dall'inizio alla fine. Ho giocato roba Bethesda, io mi aspetto roba Bethesda, so cos'è la roba Bethesda, ma non posso saltare sul carrozzone bellissimo se è un gioco fuori tempo massimo e che ha sfracellato i coglioni della maggior parte del tempo. Torniamo alle critiche. Ok, questa era una cappella iniziale. Torniamo alle critiche. Io critico gli eccessivi caricamenti. Fermi. So che dietro di te. Ah, ma si devono caricare le mappe e le texture. Ok. Tizio che tu hai il forcone e mi dici questo. Ok. Lo so pure io. Non sono nato ieri. Non ho giocato. Non sono un giocatore casual. E conosco abbastanza per dire che hai ragione. Dovrebbero caricarsi le texture. Però certi caricamenti non hanno senso. Per quanto tu usi l'SSD della Xbox, che è veloce, sono troppi. Faccio l'esempio più becero per farvi capire qual è, dov'è il problema dei caricamenti. Atterriamo, c'è una cutscene dell'astronave che atterra, ragazzi, ed è un primo caricamento camuffato. Me l'accollo. Cammino. Perché dipende da dove atterri, se atterri nel porto è un'altra questione. Se comunque a terra, se non sei al porto, devi farti la camminata per arrivare lì. Bello quello che vedi in giro, come solito, Bethesda negli ambienti ci sa fare. Ipoteticamente, facciamo che sto andando in un avamposto e sono in un pianeta che non ha atterrare, cioè sono atterrato a caso. Già quello è un problema, perché io per arrivare a quell'avamposto, se non avevo trovato la mappa, cosa, devo farmi una camminata. Tu dici, qual è il problema? Esplori. Sì, ma se ti metti a fare 30 minuti di camminata, io, anche per quanto è bello lo scorcio che mi fa Bethesda, mi rompi i coglioni. Quindi mezzi a sbarco ci dovrebbero essere in questa. Eh? Ah, tu la sotto che stai dicendo? Ah, ci sono i mod. No, non esiste la mod. Il gioco deve essere
completo già l'uscita, non che mi metti la mod per mettere una pezza a colori. Non le voglio. Non capisco sta cosa. Mettiamo le mod e sistemiamo il gioco. No, il gioco me l'hai venduto a prezzo pieno. E io lo pretendo che a prezzo pieno funziona in modo decente. Non dico che deve essere la bestia sacra. Va bene? Quindi le mod lasciate da parte. Se state per rispondermi, ah, ma con la mod non esiste. Il gioco deve essere valutato per come è uscita e per come è, non come vorreste. Vorreste che la mod funzioni. Chiusa questa parentesi, andiamo avanti. Quindi non ci sono benzina sbarco. Siamo arrivati a questo posto. Entriamo nella porta. Carichiamo. Ok, deve caricare la mappa interna all'ambientazione. Bene. E lì possiamo trovare un altro problema. I problemi li metto come se fosse una partita. L'IA è deficitaria. Sì, ci sono altri giochi che hanno anche l'IA deficitaria, ma questa è a livelli abnormi. Tra cui quelli che non sanno mettersi nelle coperture, nemici. Il mio robot o il mio compagno che o non fa un cazzo o si mette in mezzo ai coglioni e io devo sparare. Oppure gli dai le munizioni e spara a caso e le finisce. Per me è un problema. Enorme. Enorme. Perché invece di aiutarmi, quel compagno non serve per affossarmi. No, grazie. E l'IA nemica non mi fa dire wow. Sono quasi morto per questo combattimento che io ero nemmeno livellato, ma proprio per l'intelligenza l'ho vinto. Wow, che entusiasmo! Andiamo avanti. Arriviamo. Allora, c'è un'altra stanza. Apriamo, caricamento. Ma porco puttana, siamo entrati. Che cazzo devi caricare? Una camera. Facciamo che questa camera casualmente si affaccia anche fuori da dove eravamo arrivati. Allora, c'è la finestra, diciamo che è aperta. Sto mischiando roba per farvi capire i problemi che ha sto gioco. Usciamo dalla finestra, saltiamo, non c'è il caricamento perché abbiamo già caricato. Io ho capito perché c'è stato il caricamento lì, faceva parte dall'ambiente di fuori. Bene, ma per me è una stronzata. O mi fai un caricamento interno, mi fai tutta la stanza, o mi fai un caricamento esterno e fai tutto l'esterno. Ah, per me so già quanti, tre caricamenti. Facciamo che ce ne andiamo, un quarto caricamento. Siamo nello spazio siderale. Siamo tornati nello spazio. O viaggiamo senza un senso e ci rompiamo i coglioni da un punto all'altro. Perché le distanze le dovevano mettere proprio che lo usi la nave, capisci? Cioè, la usi. Quindi con spazi veramente enormi, giustamente, di un sistema solare, l'unico modo per viaggiare è il viaggio veloce, perché è la consueta mappa, dove noi andiamo tipo a mini curvatura e arriviamo su Plutone, Terra, un pianeta a caso del sistema. E allora sì, allora abbiamo viaggiato, se no ci dobbiamo rompere i coglioni. Ok, che vuoi fare il realismo, ma non trovo tutto questo divertimento a fare un punto e clicca con l'astronave dopo che io ci metto ore a costruire la nave. Per me è un problema. E qui arriviamo alla battaglia spaziale. La battaglia spaziale è quanto di più orribile abbia giocato ultimamente, e nonostante tutto, io come giochi primari sullo spazio, No Man's Sky, che ha portato innovazione in tutto del suo gameplay, il lungo viaggio, un gioco indie dove siamo, e lì sono più divertenti i combattimenti, molto più divertenti. Qui perché non è divertente? Semplicemente perché è macchinoso. Macchinoso
e con un'IA ancora una volta pessima, dove se hai, ecco, questo è un problema che mi ha raccontato anche un mio amico, se fai una nave che non ha punti vitali al centro, te puoi stare a farti pure un'orda di navi e tanto loro colpiscono proprio al centro della nave. Quindi niente, fanno poco e nulla la difficoltà. Anche qui posso dire che mi diverto. Allora, a questo punto, voi fan Bethesda là fuori, voi osannati, boxari fate. Ma non capisci un cazzo la narrativa di sto gioco! Sì, c'è la narrativa. Però poi quando vedo quelle scelte di dialogo dove là ti è scritto una cosa, là, e poi te ne dice quasi un'altra. Oppure certe volte non capisci qual è la versione che dovresti dire io non l'ho capita. Alcune versioni delle frasi, qual è la positiva e qual è la negativa, non l'ho capita. E succede quello che non voglio che succeda. Quindi per me è un altro, ennesimo problema. Ripeto, e poi non è il problema delle espressioni facciali. Perché poi quando farò una flop c'è anche qualcosa che non è graficato o non è minimamente lavorato quanto a anche questo titolo, però funziona meglio. Quindi il problema sono le espressioni facciali, la grafica lì? No. Però il problema arrivano di nuovo alle texture. Perché sì, è grafica la texture, la mod è certo. Ma è possibile che con l'esperienza che hanno avuto con Skyrim, anche con alcune mod, loro non hanno capito come cazzo fare una cascata. Cioè, possibile che l'acqua è qualcosa di orribile in questo gioco? Cioè, è come se sì, hanno lavorato al concept forse per 11 anni, ma il gioco l'hanno lavorato 2 anni fa. E con motore vecchio e con tutto il resto vecchio. Quindi sì, poi ci sono le musiche carine, ma non sono per niente memorabili. Cioè Skyrim ti metti anche senza gioco e sei immerso nel mondo. Anche se prendete una playlist YouTube di Skyrim, vi sentite tutto e siete là. E qua, come per dire, una roba spaziale è asettico. Non mi dà nulla. Quindi è un flop. Al secondo posto, perché merita meritatissimamente secondo posto, quindi è uno dei peggiori. Va punita Bethesda per un gioco così vecchio e così poco curato, perché per me è poco curato. E no, sempre voi lì che mi volete prendere a calci nel sedere e dire cose improponibili. No, non è questione che il gioco va punito e voi lo elogiate è un gioco bete. No, il gioco è quello che è, e in questo caso il mio parere è questo. Non lo posso esimere, nonostante la storia, come ho detto, lunga e gloriosa di Bethesda. Piccolo appunto, mentre sto montando. E un'altra cosa importante, vi ricordo che è nato come esclusiva, ragazzi. Esclusiva. Cioè, non lo facciamo per le altre console, perché se no, troppi sforzi. Bene, allora fammelo bello sto gioco. Esclusiva, così esclusiva che mi ci pulisco il culo. Grazie. E per non parlare che la pretenziosità che ha avuto Todd Howard. Ripeto, ben venga essere pretenziosi, avere progetti cioè enormi, vediamo Cyberpunk. Però, allo stesso modo, cerca di portarmi un gioco del 2023 e non del 2013. Ok, ragazzi, cacciamoci sto sasso mastodontico. Il peggior flop di quest'anno
E Assassin's Creed Mirage. Wow, vedo che siete tutti. Ah, siete contenti. Ok. Aspettate. C'è da dire due parole anche su Assassin's Creed Mirage. Le dico subito. Prima di tutto, io avevo. Non avevo grandi aspettative. Sono conscio che è nato come DLC, poi fatto gioco singolo, poi venduto a un prezzo minore. Sono conscio di tutto quello che è il marasma iniziale. Però avevo buone vibes. Cioè, mi spiego. Io gli volevo dare tutti tutto il positivo che potevo provare su questo gioco. Ricordiamo che è un gioco che cerca di accontentare i fan, i veri fan, non quelli di sta merdologia che hanno fatto ultimamente, con un ritorno alle origini, storia lineare, stealth, finalmente lo stealth, perché Assassin's Creed era col binocolo che vedevo ormai lo stealth. E basta, diciamo, questo essenzialmente storia, linearità e stealth erano i punti cardine, e di questi punti cardine li ha cagati tutti e tre, perché anzi tutti e quattro, mettiamo anche il gameplay al quarto posto. Storia, abbiamo storia di base che per chi ha giocato Valhalla è un personaggio di enorme peso nella saga complessiva. Se non che la presentazione di base prima di Valhalla è alquanto, per non dire altro, scarno. Cioè non mi sono riuscito a empatizzare, non sono riuscito proprio a empatizzarlo, non sono riuscito nemmeno a amarlo questo personaggio, non perché non lo conoscevo da Valhalla, perché la caratterizzazione era scialba. Cioè era più caratterizzato a Valhalla, ha fatto più roba a Valhalla. Qui è tipo trasportato dagli eventi. Un po' pocuccio, cioè è una pochezza, perché comunque stiamo parlando che già all'inizio c'è la voce narrante di William Miles, padre di Desmond Miles, che ce lo presenta come partendo come se noi conosciamo Valhalla. Tutti quanti, e quindi dice: oh, ma lui ha fatto questo, e qui sta, e non vado, dico così per non spoilerare, però ce lo presenta come: ah, è Gesù Cristo in croce, dobbiamo vedere la storia perché è importantissima per tutto, e poi diventa un ok, facciamo questo, no, ma io voglio fare questo, ah, ok, oh, casini, fine. Questo è l'andazzo. Detta così è una merda. Pensate a giocarlo. Vabbè. Parliamo del comparto grafico. Il grafico si tiene bene. Ma non è il problema. I bug sono quelli che sono. Andiamo i problemi grossi. Il gameplay. Lo stealth. Il gameplay non è né carne né pesce. E quindi metto anche il parkour. Il parkour era preso nettamente da Valhalla. Solo che a Valhalla aveva un senso quel parkour perché non c'erano i palazzi. Qua ci sono i palazzi, quindi c'è la costruzione della città. E infatti non funziona per un cazzo il parkour. Non mi dite che quello è il parkour, eh? No. Se volete un parkour decente, o prendete Unity o prendete Revelation. Quindi il parkour eliminato. Non va bene. E il combat system, bello, d'action, sì, ma le animazioni più legnose che abbia mai visto. E sono più legnose anche di Valhalla, di un Origin, anzi, Valhalla no, Origin. Origin era il primo tentativo di fare questo gameplay più action, ma aveva almeno una legnosità più curata. Cioè, le animazioni erano fatte pure benino. Qui proprio
Mancano proprio frame di animazione dove lui gira il braccio, fa la roba. No, fa proprio tipo a scatti. Orribile da vedere e orribile da sfruttare. Poi, il gioco, se voi pensate che potete combattere alla Valhalla o alla merdologia, non c'è. Puoi farlo, sì, ma non serve a un cazzo, perché comunque se hai giuste armi, vai di parry, che poi la finestra del parry è molto ampia, vai di parry, sbilanci, affondi, fine. Poi ti attaccano uno alla volta, un po' come era alle origini, quindi dov'è il gameplay? A sto punto mettimi il gameplay dei vecchi, anche di Unity, funzionava. O di Syndicate, funzionava. Il combattimento era anche più armonioso. Dettagli. Andiamo a vedere le abilità. Ok, sono un assassino, lancio coltelli e devo avere un'abilità sbloccata per poter avere questo assassino l'intelligenza di tirare fuori un coltello dal suo nemico morto. Sì. Costava tanto al metterlo in automatico, una cosa del genere, perché cioè, chi siamo noi per lanciare un coltello e andarlo a prendere? No, ce lo deve portare, casomai il nemico. No, ci vuole l'abilità che dobbiamo apprendere. Nelle abilità ci mettono lo sblocco di attrezzi. Ok, che ci potrebbe stare, che uno deve imparare l'attrezzo, quindi punto abilità, quell'attrezzo e tu lo usi. Ci può stare. Ma se me lo mettevi anche nel contesto che io un po' come faceva Leonardo da Vinci con Ezio. Oh Ezio, abbiamo questa cosa, la implementiamo alla tua lama celata. Ah, ok, però devi fare le prove. E ti faceva vedere uno schizzo, una cosa. Ti dava l'accesso a quel coso, quell'abilità, quella cosa, ma la contestualizzava. Qua no, qua dobbiamo prendere la punta abilità e ce la dà. A questo punto, dammi prima questa bomba, perché non credo che ci voleva le istruzioni per capire come si usano le bombe fumogene, però sono dettagli. Poi parliamo dei nemici. L'IA non è. Cioè, è pessima. Però non è pessima che è della merda. È discreta. Ma il problema non sta nel nemico, nella sua intelligenza. No, sta nelle animazioni. Ci sono nemici che tu li ammazzi con la lama celata, bello, sterta. Altri che non puoi fargliela. Ma non perché non la potresti fare. Perché non esistono le animazioni di uccisione. Dovresti combatterli. Al che? Io per ovviare a questo problema, e anche perché io gioco stealth, quindi molte volte io ho fatto il gameplay sul secondo canale e ho fatto le uccisioni perché prima li narcotizzavo e poi li ammazzavo. A me non morivano nessuno, sono più sono una persona molto buona. Poi le armi e le cose e l'equipaggiamento hanno delle abilità. Va bene, posso accollarmi questo problema. Se non che l'arma che dovrebbe, cioè l'armatura che dovrebbe essere la più devastante è quella che non vuoi più usare. Non la vuoi usare non perché è troppo sgrava, è perché è inutile. Ve ne dico una. Prendendo la tuta degli antichi, ha il potere che se fai l'uccisione dall'alto abbagli tutti. Utilissimo, cioè con quello proprio mi sento al sicuro quando faccio l'uccisione, soprattutto dall'alto, perché le fai solo dall'alto, non è che vai dalle spalle. Poi hanno messo stabilità sgrava dell'assassinio furtivo, come lo vogliono chiamare, di Basim, che è tutto buggoso perché è troppo veloce per l'Animus. Ok, sì. Ok, non ho parole per quanto è merda quell'abilità. E di quanto è sgrava, perché comunque
usato in certe maniere, sì, ti liberi la strada, ma puoi anche teletrasportarti, mettendo come ultimo punto il nemico che vuoi ammazzare, così non ti devi manco arrampicare. Ottimo. E la puoi usare anche quando sei quasi sgamato, no? Stanno per avere il coso per attaccarti, tu hai già premuto l'abilità e li ammazzi tutti. Wow. Bello. Che dire poi? Viene da ridere perché sono cose veramente pessime. Pessime come... Quando mai metti... Vabbè, l'ha fatto già una volta Square Enix. Cioè, mettere un pacchetto in vendita costa 5 € su Ubisoft Store per fare i collezionabili e giustamente finirti i trofei. Oh, cosa? Cioè, io per farmi il trofeo voglio perdermi questa opportunità assurda di 5 €? No, lo compriamo perché giustamente... Ed è... E anche quella è una stronzata. Se volete sapere qual è l'esempio di Square Enix, è che Sleeping Dogs all'epoca aveva la questione sbirro corrotto e sbirro... dovevi prendere dei punti in base a come ti sei comportato nelle missioni. Solo che per quanto ti puoi comportare male, non riuscivi ad avere abbastanza punteggio nel fare il cattivo, perché alla fine nella storia sei un poliziotto buono, non corrotto. Quindi alla fine di Sleeping Dogs per fare il triplatino dovevi pagarti un RC di 5 € come in questo caso per avere i punti. Square Enix insegna come sempre. Nel male però insegna. E che dire di più? È alquanto deludente questo andazzo di Assassin's Creed. Ormai è... Abbiamo spremuto così tanto sta saga che non sappiamo che farcene. È vero. E questa è la pura e semplice verità. Quindi, da tutti quei bei propositi che mi ero fatto su questo gioco, è quello che mi ha maggiormente deluso in tutto. Allora, ragazzi, questa è la mia flop 5 dei giochi che ho giocato quest'anno. Ce ne sarebbero di più, ma il tempo per parlarvene non ce l'abbiamo. Non so quanti hanno visto tutto, hanno sentito tutto, ma vi ringrazio per l'attenzione prestatami. E sono curioso di sapere la vostra flop, se ce l'avete, dove avete buttato i soldi, per voi avete buttato i soldi quest'anno. Cosa ne pensate? Forse anche di questi. Sicuramente pensate che Starfield è Gotti come Final Fantasy 16. Questo già lo so. Ripeto, là fuori sarete con i forconi. Va bene, ma la mia. Questa è la mia opinione personale. Aspetterò i vostri commenti e spero che argomentiate in qualche modo. Mi dite perché non vi è piaciuto tale titolo. E andremo avanti e costruiamo una discussione civile, spero. Detto questo, alla prossima.